Salve, sono Francesco Bottone, responsabile del marchio Xenon Group Parrucchieri per Uomo. Oggi parleremo in questo videocorso di rasoio. È un attrezzo che molti demonizzano, ma tanti altri amano. Noi siamo tra quelli che amano questo tipo di attrezzo. Se non altro, abbiamo un format di 13 tecniche diverse per usare il rasoio, per tagliare i capelli con il rasoio. Oggi in questo videocorso vedremo come scegliere il rasoio giusto per il taglio giusto. Conoscere l'attrezzo giusto per la linea di taglio giusto è molto molto importante. Questa è una delle ragioni perché gli altri non usano i rasoi, perché non hanno una cultura del rasoio alle spalle. Oggi volevo presentare il primo rasoio, che è questo ad occhiello, da sfilare i capelli rendendoli a mazzettini, quindi non ha un taglio molto netto, ha un taglio di morbidezza. Quindi se io ho bisogno di tagliare i capelli di morbidezza, userò questo rasoio a discapito di altri. Ricordo che la lama dentata e zigrinata ci permette di avere un taglio di sofficità. Un altro rasoio ad occhiello che noi utilizziamo di solito nei nostri corsi è questo, che ha l'occhiello che è rotante. Questo perché? Perché ci permette di poter veramente utilizzare il rasoio a 360 gradi. In qualsiasi modo noi vogliamo usarlo. Un altro rasoio che voglio presentarvi è questo. Io ci sono legato per dei ricordi di infanzia a questo tipo di attrezzo. Questo è un rasoio rivisitato, quindi gli hanno fatto un restyling sull'attrezzo, ed è un rasoio che serve a togliere molta molta massa. Non è un tanto un rasoio da sfilaggio, ma è un rasoio da taglio più che altro. Perché? Perché ha una forza e toglie lunghezza in modo molto morbido. Questo rasoio, che è così minuscolo, è un rasoio di precisione, serve a creare degli effetti di morbidezza e degli effetti di apertura all'interno di una ciocca in modo molto molto preciso. È quasi paragonabile ad un bisturi, va ad agire all'interno di una ciocca e dà degli effetti di precisione. Questo qua è un attrezzo ibrido, è un mix tra delle forbici e un rasoio. Ci permette di creare dei lavori di morbidezza, di creare delle graduazioni all'interno di una ciocca in modo tale da avere morbidezza però senza demarcare, senza togliere più di tanto come massa e come volume. L'ultimo rasoio a lama dentata che vi presento si chiama Silver Cutting. È un rasoio che abbiamo inventato noi come marchio. Ci serve a creare degli effetti di graduazione al rasoio per creare dei movimenti molto singolari e molto precisi all'interno di una ciocca. Serve a canalizzare, ma soprattutto a fare degli effetti di slicing all'interno delle lunghezze. Il prossimo rasoio che vi presento è un rasoio a lama dritta. Non ha dentatura, porta la lametta all'interno. Ci serve per dare degli effetti di taglio molto più precisi, molto più incisivi all'interno di una ciocca. A differenza delle lame dentate che danno dei tagli di morbidezza, questo dà già un taglio un po' più netto rispetto a quello che potrebbe essere il taglio con la lama dentata. Questo che adesso vi presento è il papà di tutti i rasoi, lama d'acciaio, va affilato ogni volta che viene usato, serve per creare degli effetti di scolpito al rasoio, quindi degli effetti molto molto morbidi, molto piumati. Si usa con una tecnica abbastanza particolare e, ripeto, va affilato ogni volta che viene usato. Per questo video è tutto. Vi ricordo di seguirci sui nostri social, sul nostro canale YouTube e soprattutto, se volete essere presenti all'interno di un nostro open day, di una nostra giornata di formazione, non esitate a contattarci. Vi ringrazio e vi aspetto alla prossima. Ciao!